Buon pomeriggio e ben ritrovati alla nostra maratona dedicata a donne e lavoro. In questo spazio parleremo di gender gap declinato all'interno degli studi legali associati. In particolar modo lo faremo grazie alla presenza di Barbara De Muro, che è presidente di ASLA Women. Ben trovata Barbara. Buongiorno e grazie per questo invito. Grazie a te per averlo accolto. Prima di entrare nel merito delle domande specifiche che riguardano il comparto legale, ti chiederei un attimo di delineare per chi non conosce l'associazione, come è nata ASLA Women, con quale scopo e quando. Allora, ASLA Women è oggi la sezione dedicata alla diversity di ASLA, che è l'associazione degli studi legali associati che racchiude circa un centinaio fra i maggiori studi legali associati italiani che si dedica a tutti i temi dell'innovazione nel settore legale. ASLA Women è nato come un piccolo progetto circa 10 anni fa su iniziativa di un piccolo gruppo di avvocate provenienti dagli stessi studi ASLA che aveva a cuore la valorizzazione delle professioniste all'interno dei nostri studi, con una particolare attenzione alle professioniste più giovani. Negli anni poi il nostro raggio di azione si è ampliato notevolmente. Oggi ci occupiamo, nonostante il nome sia rimasto legato a questa nostra prima missione, oggi ci occupiamo di tutte le differenze, non soltanto di quelle di genere, e ci rivolgiamo non soltanto al mondo degli studi legali associati, al mondo legale in generale, ma al mondo del lavoro in generale. In questi ormai quasi 10 anni le nostre iniziative, i nostri progetti sono stati tantissimi. Mi piace ricordare in particolare il fatto che abbiamo sempre messo a disposizione le nostre competenze giuridiche, naturalmente pro bono, quindi in via assolutamente volontaria, a servizio di vari disegni di legge che si sono dedicati alle materie di nostro interesse. Un altro progetto a cui abbiamo dedicato tanto tempo, tanta attenzione, perché crediamo che sia estremamente meritevole, è quello di uno stage dedicato alle avvocate, giovani avvocati provenienti dal continente africano, in particolare dal Ghana. Abbiamo avuto diverse edizioni che poi si sono interrotte soltanto a causa della pandemia e che però riprenderemo appena le condizioni ce lo consentiranno. Poi abbiamo svolto tantissima formazione per giovani donne, ma anche uomini, perché poi di fatto ancora ai vertici è predominante la presenza maschile, quindi formazione alla leadership femminile rivolta un po' a tutti i componenti degli studi legali associati. E poi per andare alle iniziative più recenti ci siamo molto dedicati ai professionisti con disturbi specifici di apprendimento, qui appoggiando l'iniziativa di un nostro collega Antonio Caterino, che è dislessico e che poi è riuscito addirittura a far cambiare la legge l'anno scorso, quindi un risultato molto importante. Da ultimo, e poi chiudo nella presentazione di ASLA Women, abbiamo partecipato alla redazione della prassi di riferimento che sarà la base della certificazione di parità di genere. Benissimo, una diversità come giustamente narravi a 360 gradi. In questa occasione parliamo in particolar modo di carriera e di leadership femminile. Voi, come l'hai detto anche tu in presentazione, hai fatto ampiamente capire, sicuramente costituite un osservatorio privilegiato per quanto riguarda la carriera legale all'interno dei grandi studi associati. Quindi entro immediatamente a gamba tesa nell'argomento. Oggi in Italia gli studi legali associati offrono alle donne che intraprendono questa carriera le stesse opportunità che offrono agli uomini, secondo te? Allora, diciamo che come sempre non bisogna generalizzare. Io parlo naturalmente dal mio privilegiato osservatorio che è ASLA e degli studi che più conosco e parlo anche per esperienza personale diretta, essendo anch'io socia di uno di questi studi associati. Oggi le donne hanno le stesse opportunità di ingresso negli studi legali associati rispetto ai loro colleghi uomini.
Anzi, mi verrebbe da dire che se guardiamo i numeri, fra i giovanissimi abbiamo una presenza femminile molto forte, talvolta superiore a quella maschile, perché lo sappiamo, è esperienza un po' in tutti i settori, non soltanto in quello legale, che i percorsi di carriera, i percorsi universitari delle donne sono spesso più brillanti. Naturalmente il problema è dopo. Durante il percorso di carriera successivo che si vedono le differenze. Qui c'è tanta varietà da studio a studio. Come ASLA, già nel 2011 abbiamo predisposto delle linee guida che sono uno strumento offerto agli studi legali associati volontario, quindi non c'è nessun obbligo naturalmente di adottarlo, ma che offrono utili strumenti per la valorizzazione del collaboratore e della collaboratrice, quindi si rivolgono a tutti i componenti dello studio, ma che sono un utile punto di riferimento per chi, per lo studio legale che voglia davvero valorizzare le donne al proprio interno. Barbara, giustamente lo ricordavi anche tu, ci sono tantissimi ingressi femminili, forse infatti è il caso di dire che il comparto legale è la perfetta rappresentazione in cui trova esplicazione il detto per cui più donne non equivale a più parità, perché le donne sono in ingresso tantissime, poi man mano che la piramide va verso il vertice, scema il numero di donne al vertice, appunto, e nella leadership degli studi legali. Quello che ti chiedo è, da un punto di vista istituzionale, secondo te si potrebbe fare qualcosa? Sì, sicuramente. Allora, intanto ti confermo che i dati sono questi. Negli studi legali associati in linea di massima non abbiamo donne al vertice in misura superiore al 30%, sono estremamente rari i casi. Ed è una situazione in cui in passato si giustificava con il fatto di dire che non c'erano sufficienti donne iscritte agli albi. Oggi questa giustificazione non regge più, abbiamo un numero di donne più che sufficienti per vedere al vertice una situazione più equilibrata. Le cause di questa ragione sono tantissime. Le istituzioni che cosa possono fare? Intanto, ma questo vale naturalmente per tutti gli ambiti professionali, non soltanto per quello legale, creare le condizioni perché le donne sulle quali ricade ancora la maggior parte delle incombenze di cura siano più supportate, più aiutate. Penso ad esempio banalmente agli asili. Ma poi ci sono tante altre iniziative che le istituzioni possono mettere in atto per contribuire a un cambiamento ed anzi tutto ciò che viene dall'alto diventa un motore piccolo grande di cambiamento sociale. Mi piace ricordare perché è recentissimo, perché credo che avrà un grande impatto sulla vita delle aziende, ma anche degli studi legali, sugli studi legali in generale, e degli studi professionali in genere, la certificazione di parità, a cui ho fatto cenno all'inizio. Una novità che ci proviene dalla legge 162 del 2021, pensata per le aziende, ma che vale anche per gli studi professionali, che avrà come primo impatto quello di garantire una serie di sgravi fiscali a chi certifica la condizione, quindi di equilibrio all'interno delle proprie organizzazioni, ma che poi avrà l'effetto indiretto di identificare quelle che sono le realtà più virtuose, cioè quelle che hanno delle policy che le applicano davvero, quelle che misurano l'impatto delle proprie azioni e sono in grado di porre in essere azioni a correzione degli eventuali impatti negativi realizzati. Ecco, io spero molto in questo nuovo strumento, che un po' come è successo 10 anni fa con la legge sulle quote di genere, può essere davvero un volano di cambiamento anche culturale. Ed effettivamente l'abbiamo visto, la legge sulle quote rosa poi nel board ha portato a una, chiaramente all'implementazione di una presenza femminile, come abbiamo avuto modo di dire nello spazio precedente. Questo si è tradotto anche in una leva di business, perché poi la diversità di genere porta quella creatività che è anche un imprinting, una leva fondamentale per sviluppare nuove idee, nuovo business. Andando su quelle che sono le singole azioni di cui parliamo,
parlavi e che verranno poi monitorate proprio grazie a questa legge, gli studi, appunto, come singole azioni, secondo te, cosa potrebbero fare per aumentare la retention femminile, così come una partnership al femminile? Perché te lo dico francamente, molti studi guidati da uomini affermano che a un certo punto sono le donne a mollare la presa e che non è decisione dello studio, ma è decisione, dell'aspirante partner donna, quella di fare un passo indietro. E come sempre qui c'è un po' di tutto, non si può mai generalizzare. Sicuramente anche lo studio legale può fare molto. Ricordavo prima queste linee guida di best practice che sono state realizzate nel 2011 e poi regolarmente aggiornate anche proprio da ASLA Women nell'ottica di valorizzare tutte le diversità. Alcune di quelle policy consigliate all'interno delle linee guida oggi sono applicate regolarmente dagli studi legali associati. Penso ad esempio al riconoscimento di un periodo di astensione dal lavoro in caso di maternità, naturalmente astensione retribuita secondo quei criteri che i singoli studi decidono. Poi ci sono tante altre iniziative di welfare che sono dirette non soltanto a sostegno della mamma, ma anche del papà, quindi in generale della famiglia, della genitorialità. E poi ci sono, oltre a queste iniziative importanti, le attività di formazione che possono essere svolte e che anche ASA naturalmente promuove, ma che lo singolo studio può arricchire, dedicate alla leadership femminile e che devono essere formazioni precise, costanti e inclusive trasversali, cioè devono coinvolgere anche gli uomini. Ma a un'altra cosa fondamentale è che lo studio sia attento a che una percentuale di donne possa partecipare effettivamente ai comitati che vengono costituiti all'interno degli studi, sia quelli tecnici, vale a dire di diritto, che a quelli invece più gestionali, il comitato esecutivo, i comitati investimenti, i comitati di distribuzione degli utili. Qui lo si fa naturalmente costruendo un percorso perché si arrivi a far sì che le professioniste si candidino a partecipare a questi comitati e siano poi effettivamente eletti. Dove c'è una forte resistenza, si deve valutare eventualmente l'introduzione di una quota di genere, magari a livello soltanto temporaneo. Primo fra tutti, comunque, resta, io lo dico sempre, questo il principio della trasparenza. Devono essere chiari e precisi i percorsi di carriera, perché solo così viene garantiti sia agli uomini che alle donne effettive chance di carriera. Se conosciamo fin dall'inizio quali sono i criteri che ci consentono di fare carriera, poi ci adeguiamo a quel tipo di regola, perché sempre le regole di uno studio legale determinano il comportamento dei suoi componenti. Barbara, hai parlato in più di un'occasione di formazione. L'aspetto culturale, secondo te, quanto incide in questo gap presente nel settore legale, ma non solo? Prima abbiamo parlato di CEO donne e troviamo lo stesso divario, quindi non pensiamo che sia appannaggio esclusivamente del comparto legale. No, no, effettivamente è trasversale, il problema culturale poi si riversa su ogni tipo di professione. È chiaro che se non siamo educate fin dalla tenera età a vedere dei modelli di ruolo al femminile in posizioni importanti, non crediamo nemmeno che questi ruoli possano essere alla nostra portata. Di qui l'attenzione che devono avere sia le famiglie che la scuola, le istituzioni in generale, perché si crei davvero l'idea che tutto è possibile, non c'è nulla che ci è precluso, avendone naturalmente il merito, per questo è il presupposto di ogni professione, a maggior ragione di una professione così difficile come la nostra, dove le competenze sono estremamente importanti, la capacità di relazionarsi con gli altri, la capacità di acquisire clientela, insomma, le caratteristiche dell'avvocato sono note, qui noi dobbiamo aggiungere anche un pizzico in più, dobbiamo anche crederci noi stesse, bene gli aiuti che provengono all'interno degli studi legali e dalle istituzioni, ma naturalmente molto deve venire anche da noi.
Ecco, un'ultima domanda per te, proprio su questo a cui accennavi, molto deve venire da noi. Io chiaramente mi occupo in parte anche di comunicazione, comunicazione legale, vedo che gli uomini in quello sono molto bravi. Gli uomini parlano di ciò che fanno, vogliono esporsi anche da un punto di vista di comunicazione. Noi donne, ripeto, non soltanto nel comparto legale, applichiamo più la regola del fare. È come se fossimo sempre portate a dover dimostrare che sappiamo fare come gli uomini, o addirittura meglio, comunque siamo sempre inclini al fare e meno al dire che abbiamo fatto. Secondo te, un po' di self-marketing in più non potrebbe giovare a noi donne? Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Siamo meno capaci di autopromuoverci e addirittura talvolta facciamo anche a fatica ad accettare un complimento, una lode, mentre invece bisognerebbe rendersi conto che naturalmente senza scendere nella millanteria, nella vanteria, ma fatto con equilibrio, fatto naturalmente menzionando dei fatti reali, delle competenze acquisite, dei successi effettivamente realizzati, l'autopromozione serve a completare quel giudizio che gli altri hanno di noi, perché talvolta il merito non è così riconoscibile, visibile e misurabile, ha bisogno anche di essere raccontato. E poi l'autopromozione dice anche molto di noi, della nostra capacità di vedere i nostri punti di forza e di saperli valorizzare. Quindi concordo che è assolutamente indispensabile che facciamo un po' di autopromozione. Bene, su questa conclusione e questo invito io ringrazio Barbara De Muro, presidente di Asla Women, per essere stata con noi in questo spazio. Grazie Barbara. Grazie Grazie a voi e buon proseguimento. anche ai telespettatori di Le Fonti TV. Io lascio la parola alla mia collega Alexandra Giorgeva. Vi saluto, un breve stacco pubblicitario e la maratona di Le Fonti TV dedicata a donne e lavoro naturalmente continua. Buon pomeriggio.